Il Papa è il dono, i nostri vescovi sono il dono più grande, la luce più grande che il Signore ci dà nel cammino della vita della Chiesa. Com'è possibile non attingere da loro le parole certe per il nostro cammino in questo tempo? Allora vogliamo chiedere al Signore questa grazia di saper scartare tutto ciò che è fumo, di saper cogliere le fonti con il quale le parole buone, chiare, che il Signore, con le quali il Signore ci illumina, e soprattutto essere noi capaci, ecco, a nostra volta, di comunicare verso le persone che ci sono accanto senza giri di parole, come diceva San Francesco, ma con la chiarezza. Concludo anche semplicemente, oggi è un giorno molto particolare, la Chiesa celebra San Luigi Orione, un santo che è molto legato alla storia anche di Padre Pio. Lo vogliamo ricordare in questo luogo perché questo santo, che ha fatto tanto bene, ha amato tantissimo i poveri, non ha mai incontrato fisicamente Padre Pio, né mai ha scritto una lettera, ma tutti e due, Padre Pio e Don Luigi Orione, si sono amati, stimati tantissimo, e soprattutto Don Luigi Orione è stato un grande contributo in un momento di grande confusione, anche di grande, potremmo dire, persecuzione di Padre Pio. È stata una persona, una sorta di angelo custode, ha fatto tanto bene anche nella sua vita, e noi da questo altare, da questa chiesa, amiamo ricordarlo, e soprattutto oggi che è santo chiediamo ancora una volta a lui la sua protezione, la sua intercessione presso il Signore.